Siamo al quinto passo, finalmente abbiamo le idee chiare e possiamo a questo punto comunicare la nostra business idea, la nostra value proposition. Noi sappiamo anche nei business tradizionali è così, è fondamentale comunicarla in modo chiaro, semplice, immediato. Il quinto passo è proprio trovare le poche essenziali parole per comunicare la nostra innovazione e per andare a sollecitare l'interesse di un primo gruppo di utenti che in pochi secondi devono essere attratti dalla nostra proposizione di valore e aver voglia di sperimentare. Sesto passo. Abbiamo comunicato correttamente, in modo interessante, il nostro prodotto, finalmente possiamo sperimentarlo. Lo dobbiamo fare con un primo nucleo di clienti. Bene, questo non lo deve fare nessun altro, lo dobbiamo fare noi. Quindi fare le prime attività manualmente, a presa diretta con i primi clienti, i primi entusiasti, coloro i quali hanno deciso di sperimentare la nostra innovazione, sono pronti a darci i giusti feedback.